dov'è il forno? È lì. Ci sta a provare, secondo me. Ruota di carro. Intanto il tagliere è grande, non ci sta. No, è piccolissimo, ci sta niente. Ok. Vedo già Marco con la pala. Aspetta, 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 andiamo che trovi con via il culo. Vai, 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 non mollare! Vai, 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 vai! Sei completamente bloccato! Vai diretto e bisogna chiudere, dove si chiude? Lasciamo stare, dai, perché hai visto che... Vai, no, è bloccatissimo nel buco! Adesso mettiamo la strada in posizione e lui mette il guido. Ma ce n'è altri poi? Ah sì? È tutta la valle, siamo inizio valle. Ma no. Vai te! Stop! Bravo! Io ho quasi paura che si romperà sicuramente. Troppe pietre.
dico, boh, se dobbiamo tenerlo acceso già da adesso, che sono le 11:30. Ah, ok, allora finisco di tagliare tutto. Non so, loro, non so se volevano accenderlo già adesso. Ma io ho detto, cioè, volevo approfittare del fuoco, oggi, siccome stasera non possiamo, ma... Ha preso. Cin. Cin, Elisa. Cin. Questo letto che... giri e la schiaccio ancora. No, la giri, la capovolgi. Oh, minchia, si sta cuocendo sotto perfettamente, cazzo. Sì, ok. Oddio. Usa tanto più che altro questa parte qua delle dita qua, questa qua. Vabbè, io posso mangiare? Certo, se riesci, sì. Più il bordo, cerca di prendere più bordo. Più bordo? Mm. Guarda l'olietto dell'olive taggiasca di Carmen come mica unge tutto. L'ho visto. Allora, l'acqua che ho lasciato lì per terra appena entri, io la vado a bere. Ah. Non faccio. Un'esigenza particolare. Pieno di fango. Buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo ringraziare tutti per le belle parole che ci avete scritto nell'ultimo video e volevo anche ringraziare chi ci ha fatto qualche donazione. Siete stati veramente un sacco d'amore, cioè, veramente. Dunque, volevo rispondere giusto a un paio di domande che nell'ultimo video appunto ci sono state fatte, diciamo. E la prima è: perché non vi comprate un mezzo nuovo? Allora, il fatto del mezzo nuovo è che intanto, ora come ora, intanto il mercato è alle stelle, non si potrebbe non potremmo minimamente avvicinarci a un mezzo nuovo. Poi anche non avessero tutti questi prezzi esagerati, comunque sia, non arriveremo mai a una cifra per prenderci un mezzo nuovo. Ma anche fosse, anche riuscissimo ad avere quella cifra lì, personalmente, io, Elisa, personalmente, non spenderei una cifra così alta per un mezzo, perché preferirei comprarmi un mezzo vecchio
e viaggiare con quei soldi lì, piuttosto che prendermi un mezzo nuovo e star ferma, perché non ho più soldi per poi viaggiare. Quindi diciamo che personalmente ho altre priorità, diciamo. E piuttosto, se avessi soldi, preferirei prendermi un furgone vuoto e allestirmelo da me, farmelo allestire ovviamente, perché io non me ne capace, cioè non ho capacità in niente, però preferirei farmelo allestire come lo voglio io, perché le piante di nuovi mezzi personalmente a me non me ne piace neanche una, e quindi preferirei piuttosto giocarmela così. Ma comunque sia, non succederà mai, perché tanto non avremo mai una cifra del genere, quindi questo è quanto. Riusciamo ad avere una cifra, riusciamo a guadagnare qualcosa per vivere, non riusciamo a farci qualche viaggetto, non riusciamo sicuramente ad avere un'entrata tale da poter vivere, viaggiare e metterci qualcosa da parte per un mezzo nuovo, è impossibile. Quindi abbiamo scelto di fare questa vita qua e sinceramente non ci pesa niente. Il mezzo vecchio ci va benissimo, io amo il mio mezzo vecchio e non lo sostituirei mai, a meno che non è proprio da buttare perché non c'è più niente da fare. È un mulo e quindi sinceramente a me personalmente va bene così. Stefano è uno già che direbbe che il mezzo nuovo non lo disprezza, lo vorrebbe, qua dentro non c'è tanto spazio, eccetera eccetera, però io personalmente invece amo stare qua dentro, amo la mia casetta e non la sostituirei mai. Diciamo che finché avremmo la possibilità di aggiustarlo, lo teniamo. Poi nel futuro, quando non ci sarà più occasione, vedremo che cosa succederà. Scusate per le immagini un po' di prima, ma mi sono accorta tardi che si era opacizzato un po' il vetrino dentro l'obiettivo, quindi mi sono vista un po' male, diciamo. E vabbè, comunque, riprenderò da qua. Per quanto riguarda l'altra domanda a cui rispondere, alcuni ci hanno detto perché non andate in Norvegia, che lì guadagni bene e puoi mantenerti magari per più mesi. Sarebbe bello, sarebbe molto bello, in primis per il viaggio, perché è uno dei viaggi che speriamo di fare un giorno, magari non fino in Norvegia, ma anche solo in Finlandia, in Svezia ci piacerebbe andare. Però costa il viaggio, costa, è più lontano, e costa, bisogna prendere traghetti, e anche se non si prendono traghetti la strada è più lunga, comunque ce n'è da spendere, quindi stiamo cercando di racimolare un pochettino di soldi per farci questa esperienza. Per quanto riguarda il lavoro, purtroppo ci serve sapere la lingua, ci serve sapere l'inglese e noi non lo sappiamo minimamente, proprio, ma neanche le basi, forse le basi quelle proprio strette, perché purtroppo, per quanto è una lingua internazionale, per quanto è una lingua che serve assolutamente sapere, a me non piace per niente, non mi piace l'inglese, l'ho sempre visto come una lingua difficilissima, non mi piace e quindi non ho mai avuto la voglia di impararla, e purtroppo sono arrivata al punto che diventa molto difficile. E ho sempre preferito il francese piuttosto, e quindi l'inglese l'ho scartato. So che è una stupidaggine perché è una lingua internazionale, bisognerebbe saperla, però piano piano, prima o poi lo imparerò. Quindi il problema, ci siamo anche resi conto dal lavoro in Francia, è che almeno le basi le devi sapere, perché sennò non riesci proprio a comunicare zero, ma non riesci anche dovesse succedere qualcosa al camper per non farti magari fregare o quant'altro, devi saperlo, e noi non lo sappiamo, quindi non abbiamo questa frenesia di andarci perché appunto siamo un po' bloccati sotto questo punto di vista, che potrebbe anche essere un punto di vista stupido, perché chiaramente una lingua la impari quando sei sul posto e ce ne siamo resi conto anche noi col francese, però ripeto, le basi bisogna averle e ce ne siamo veramente resi conto in Francia, quindi finché non ci impegneremo sotto questo punto di vista la mettiamo un attimo da parte, questo fattore di andare a lavorare in Norvegia. Sicuramente ci sarà l'occasione, perché comunque molti ce l'hanno detto che lì si guadagna bene e ci sono lavori, quindi sicuramente prima o poi cercheremo un modo per vedere se c'è qualcosa per noi. Per il momento ce lo teniamo per un viaggio, poi magari mentre siamo lì che viaggiamo impariamo pian piano, andremo con chi saprà l'inglese, quindi o Tommy o Lorenzo o le ragazze, che sono loro che sanno l'inglese, e grazie a loro magari cercheremo di comunicare un po', impararlo un po' e vedremo poi come andrà. Tanto noi ormai viviamo giorno per giorno, non guardiamo così tanto oltre,
per il momento la Francia ci sta dando quello che ci basta avere, e nel futuro vedremo.